103-94, 8 secondi da giocare, l'Italia è campione d'Europa. Con questo tiro libero di Bruno Monti andiamo a 104, abbiamo 10 lunghette di vantaggio. Dicevo prima che non siamo solo i campioni della difesa, ma facciamo anche più di 100 punti, viva Dio! 105-94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita, l'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa. La gioia di tutti è enorme, esultano i giocatori e noi li abbracciamo per voi, gentili telespettatori. Secondo te, tutti sono stati, a mio giudizio, commoventi, eccezionali. C'è un giocatore da citare sugli altri? Guarda, io li citerei tutti. Comunque, pallacanestro è l'essenza del gioco di squadra. Ha vinto la squadra, non abbiamo mai avuto un giocatore che salvasse la situazione e gettasse un salvagente in mezzo al mare per salvare il naufragio. E la squadra ha vinto e meritatamente. Qui abbiamo Meneghin, al quale oggi gli arbitri hanno fatto qualche cosina di troppo, comunque lui è stato l'anima della nostra squadra, bastava vedere come incitava i compagni in difesa. Senti Dino, noi passiamo per essere una squadra che ha soltanto una grande difesa, e quanti punti abbiamo fatto stasera? 180. E passa, sì, comunque quanto basta per vincere largamente? Quest'anno ti era andata male due volte? Sì, infatti parlavamo prima scherzando e dicevamo con Gilardi che non poteva andare male su 2 su 3, cioè 3 su 3 vuol dire. Poi questo ci voleva. Aspetta, ci voleva un campionato europeo. Ringrazio, che aspettiamo da mezzo ragazzi. Secolo. Ringrazio i tuoi compagni. Chiaro, chiaro. Vogliamo sentirli. Meo Sacchetti, Meo non era a Praga, siamo andati non tanto bene. Ieri a Mosca abbiamo preso l'argento, sei stato qui. Loro, cosa sei? Il portafortuna della squadra? No, non è portafortuna. Io sono contento in ogni situazione, in ogni manifestazione che vado. Forse qui ho notato che lo spirito di gruppo è ancora migliore di quello di Mosca e penso che questo qui ci abbia aiutato molto. Avete visto quel pirichino di Meneghin che scherza anche in circostanze che tutto sommato sono storiche, sai, perché non si vincono sempre i campionati d'Europa. Villalta, quando sono andati male i primi tiri, un po' di paura, ma poi hai cominciato a mettere a segno la tua mitragliatrice. Ma mitragliatrice non direi, ho iniziato abbastanza contratto perché la posta era molto, molto grossa. Senz'altro poi ho cercato di fare il mio dovere e siamo riusciti a portare a casa questa grandissima vittoria. Nella quale, venendo qua, sinceramente, schiettamente, tanto ormai avete vinto la medaglia, non ve la porta via nessuno. Sì. Ci credevate davvero o se no, oppure pensavate, non so, l'argento sarebbe stato già un bel risultato? Ma personalmente l'oro non ci credevo, però il bronzo, l'argento ci credevo. Vediamo Charlie Caglieri, perché questo è sì lo sport dei colossi, lo sport degli uomini di 2,10 metri, però quelli piccoli che hanno un po' di sale in testa servono parecchio. E tu che hai tenuto la bacchetta della squadra, che l'hai condotta anche alla rimonta e poi al sorpasso, ecco, in campo, in quel momento, che cosa facevi? Qual era la direttiva che dovevi svolgere da parte dell'allenatore? Ma l'allenatore mi ha sempre detto ti metto per dare più velocità alla squadra. Io ormai sono 16 anni che faccio questo lavoro, mi sono di capelli bianchi e finalmente l'ho capito e l'ho sfruttato anche in campo. Hai fatto due passaggi che hanno applaudito persino i francesi, che non erano molto teneri nei nostri confronti. Sì, in effetti non sappiamo nemmeno perché. Dall'inizio che ci hanno dato un po' contro, comunque hanno capito finalmente qual è la squadra migliore e l'hanno applaudito.